Da un lato l'atmosfera suggestiva suggestiva. del Natale, dall'altro la straordinaria bellezza di un'orchestra di oltre 50 elementi e di un coro, capace di interpretare brani di indubbio spessore, quasi alla stregua di un'organizzazione professionista. L'edizione numero 11 del concerto, le musiche di Natale, ha ribadito una volta di più la qualità dei Cantores Beati Ubaldi, che sotto la direzione del maestro Renzo Menichetti hanno saputo ammagliare e incantare regalando un'esibizione al di sopra di qualsiasi aspettativa. L'evento ha saputo trarre linfa anche dalla bravura dei giovani solisti che nel coro sono cresciuti e che nel tempo hanno imparato a farsi conoscere e apprezzare. Giorgio Piccotti, Roberto Tomassoli e Pamela Tamantini si sono esibiti nella prima parte del programma, offrendo un saggio della loro bravura e dimostrando quanto anche nell'ambiente cubino si possano riscontrare delle autentiche eccellenze. Le musiche di Natale ha poi vissuto sulla bellezza dello scenario offerto dalla chiesa di San Pietro, tempio della musica, con le scenografie proposte da Sandro Bazzucchi e da Maria Cristina Vinciarelli e il service audio e luce di Andrea Bellucci, capaci di rendere ancora più magica l'atmosfera con un colpo d'occhio di mirabile splendore e bellezza. Tra i brani selezionati dal maestro Menichetti ed eseguiti da un'orchestra di oltre 50 elementi, oltre ad alcune proposte natalizie non sono mancate variazioni sul tema, con un omaggio sentito a Gioachino Rossini nel 150° anniversario della scomparsa. Un'edizione da record sia in termini di presenze, con la chiesa gremita in un ordine di posto, sia di apprezzamenti, a riprova della crescita di un concerto che rappresenta ormai l'elite assoluta per ciò che riguarda gli appuntamenti musicali del periodo natalizio nel territorio cubino.